Buonasera a tutti, allora possiamo incominciare con quasi assoluta puntualità. Una prima comunicazione io devo dare. Io mi trovo qua in veste di prologo supplente perché oggi era la giornata che aspettava il direttore di classe Massimo Mori. Massimo Mori non sta bene in questo periodo. Sono sicuro che, facendo a nome mio e a nome di tutti voi i nostri auguri migliori, affretteremo almeno di qualche mezz'ora la sua perfetta guarigione. L'unica ragione che sono riuscito a trovare per presentare un collega di sociologia che è nato in Grecia è che da giovane ero grecista. L'unica ragione. Altra ragione non c'è, e da questo punto di vista mi sono preoccupato di studiare rapidamente il curriculum vitae et studiorum di Angelo Picchieri. Tra l'altro so di fare una cosa in gran parte inutile, perché Angelo Picchieri è noto sicuramente a tutti quelli che sono qui presenti, è un'autorità in Torino e direi dintorni, intendendo dintorni in modo a dimensione molto extra large. Però ricordo almeno alcuni dati. Nel 1963 si laurea, ma in giurisprudenza. La storia della formazione di Picchieri è stata quella di seguire e di crescere insieme alla ricerca o alle ricerche di sociologia che negli anni 60 incominciavano anche qui a Torino a venire alla luce. Venivano alla luce anche perché, non proprio a Torino, ma vicino a Torino, c'era un faro piuttosto importante, che era l'Olivetti. Angelo Picchieri ricorda che il mese passato all'Olivetti, se ho letto bene, prima del giorno fatidico della sua laurea, è stato formativo non meno dei 4 anni degli studi di economia che aveva seguito e poi di giurisprudenza che aveva seguito all'università. A questo periodo, al periodo eporediese, si rifà anche la sua prima conoscenza e poi amicizia con Luciano Gallino. Luciano Gallino è la stella polare della sociologia torinese, anche se l'abbiamo perduto concretamente, continua a illustrare il nostro mondo, il nostro presente con i suoi scritti. E la formazione dal mese di Ivrea in poi hanno portato a un progressivo, costante avvicinamento con Luciano Gallino fino al consolidarsi di una vera e grande amicizia. Vado avanti con i dati significativi. Nel 1969-70 entra all'università come assistente ordinario e professore incaricato di sociologia qui a Torino. Successivamente sarà incaricato di sociologia urbana e regionale nell'Università di Venezia. Nel 1980 diventa professore ordinario di sociologia ed è questo il titolo che di cui lui si è fregiato fino alla data del pensionamento, che, se io riesco a computare con le misere mie dita, era il 1910. In questo arco di tempo Angelo Picchieri è ricco di due aspetti. Il primo riguarda la sua continua formazione e insegnamento in Italia e all'estero. È a Berlino e al di là dell'oceano, alla Cornell University, è stato soprattutto per più di un periodo attivo nelle università francesi. Intanto continuava quello che era stato una sua, come dire, prima valutazione, scelta di vita politica, la militanza in un partito della sinistra, che appartiene alla storia recente, ma anche un po', ahimè, superata dei nostri decenni.
oltretutto diventa un'autorità riconosciuta, cito per tutti che la sua presidenza dell'IRES, l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Regione Piemonte, che è una sorta di traguardo, ma non definitivo, dopo passaggi di vario tipo in posizioni prestigiose. Il secondo momento importante è ovviamente la sua produzione scientifica. Per restare semplicemente agli ultimi periodi, all'ultimo periodo della sua pubblicazione, a partire dal 2000, sul problema della emergenza, sarebbe esatto dire riemergenza delle economie urbane, libro in inglese, abbiamo un forte interesse per le situazioni sia sociologiche che economiche su scala locale, e viene tenuto sotto osservazione particolare un tema che Angelo Picchieri aveva trattato nel lontano 1989, strategia contro il declino in aree di antica industrializzazione. È uno dei primi grandi lavori di Angelo Picchieri, pubblicati qui a Torino da Rosenberg e Segier. Tesi sullo sviluppo locale del 2003, lo sviluppo locale in Europa, storia dell'arte e prospettive, Rubettino 2005, la dimensione organizzativa dello sviluppo locale, e poi salto e vado veloce, ma so che di fargli un torto, ma non agli ascoltatori più avveduti che siedono qui davanti a noi, la crisi italiana nel mondo globale, imprese globali, attori locali, sociologia dell'organizzazione, siamo nel 2011, la terza, pubblico-privato comune, poi tradotto in inglese nel 2015, le ristrutturazioni industriali e il territorio, e infine ovviamente l'omaggio che non poteva mancare di Angelo Picchieri a Luciano Gallino. Luciano Gallino e la sociologia dell'organizzazione italiana. Credo di aver terminato in modo un pochino rozzo e sbrigativo il mio compito di prologo, mentre ringrazio voi per la vostra presenza, ringrazio anche l'oratore a cui cedo volentieri la parola. Prego. Ringrazio il collega Gianotti per la presentazione anche troppo lusinghiera, e ringrazio i presenti che sono venuti qui in un numero che mi intimidisce, devo dire, perché non me lo aspettavo, e spero di non deludere chi si è preso la pena di passare qui il pomeriggio. Allora, il sottotitolo della presentazione che segue finisce con un punto interrogativo, e come vedrete i punti interrogativi si moltiplicheranno almeno nella prima parte della mia relazione. Se non vi spaventate troppo, però, vorrei cominciare dal 1558. Nel 1558 un grande pensatore piemontese, Giovanni Botero, scrive un libretto straordinario intitolato Delle cause della grandezza delle città. Il libro è pubblicato appunto nel 1558. Questa è la durata. Fatemi segno se non si sente abbastanza. Ho utilizzato come linea guida le prime righe di questo libro, che mi sembrano un incipit straordinario, per certi aspetti un po' enigmatico, che pone all'attenzione un paio di temi che ho intenzione di affrontare nei prossimi tre quarti d'ora. Il primo, ahimè, molto di sfuggita, il secondo un po' più in dettaglio. Allora, Botero si chiede in primo luogo che cosa sia una città, e ne dà una curiosa e secondo me straordinaria definizione. La città è un insieme di persone che si mettono insieme per vivere felicemente. È una strana definizione sulla quale vi invito a riflettere. Subito dopo, dato che il tema del suo libro è la città grande, non la città tout court, dice che la città grande non è un concetto di tipo topografico, non dipende dal giro delle mura, ma dipende dal numero degli abitanti,
importante in genere, importante in particolare nel momento in cui lui scriveva, e dalla possanza loro. La possanza loro vuol dire non semplicemente potenza, ma qualcosa come capacità, attitudine a influenzare le cose che succedono, e sbizzarritevi voi nelle traduzioni. Allora, al numero degli abitanti e alla possanza loro dedicherò una parte del mio intervento, della mia lezione. E prima però il primo interrogativo riguarda la felicità dei torinesi. Se è vero che siamo una città, secondo Botero, siamo insieme per vivere felicemente. Allora, è una domanda alla quale ovviamente io non sono in grado di rispondere. Tutti potete o potete non rispondere in maniera impressionistica sulla base delle facce che vedete in giro o altri indicatori più o meno significativi. C'è uno spunto di tipo quantitativo, sono andato a cercarlo e l'ho trovato nell'indagine un'indagine periodica che conduce l'IRES Piemonte, istituto che è stato citato e che ho presieduto per un po' di tempo, che conduce da qualche anno a questa parte un'indagine sul grado di soddisfazione dei piemontesi per la loro vita. I dati aggregati riguardano il Piemonte, ma quelli disaggregati che riguardano Torino non cambiano significativamente quello che sto dicendo. Allora, i risultati di questa indagine sono riassunti in questo grafico. Una serie di indicatori davano un punteggio di 10 al grado di soddisfazione. La linea verde indica i molto soddisfatti e quella rossa indica i poco soddisfatti. Il risultato della faccenda è che il grado di soddisfazione dei torinesi per la loro vita rimane decente, più che sufficiente, ma, ahimè, è andato costantemente, significativamente declinando negli anni della rilevazione. Cioè, a partire almeno dal 2014, qualche punticino annuo si è perso. Quindi potremmo provvisoriamente concludere che i torinesi non sono particolarmente infelici o insoddisfatti, ma lo sono un po' più di quanto non lo fossero qualche anno fa. Adesso passiamo ai punti interrogativi che, sebbene rapidamente, mi sentivo in dovere di affrontare in maniera preliminare, perché il titolo della conferenza è Torino, il sottotitolo Strategie contro il declino, punto interrogativo, ma in realtà tutti e tre i termini contenuti nel titolo e nel sottotitolo hanno bisogno di qualche spiegazione, anche dove sono apparentemente self-evident, auto-evidenti. Che cos'è Torino? In qualche fila più in là un collega anche di Accademia adesso, che è Arnaldo Bagnasco, che ormai un certo numero di anni fa aveva scritto un libretto su Torino, interessante da tantissimi punti di vista, ma un punto chiave dal punto di vista teorico riguardava il fatto che i confini di una città e quindi di Torino sono variabili. Sono variabili perché quando diciamo Torino possiamo parlare di quella macchia bianca che vedete al centro, che è il comune di Torino, sono i confini del comune di Torino. La parte nera riguarda la cosiddetta prima cintura, la parte grigia riguarda la seconda cintura. Quando si è parlato di Torino come grande Torino, come metropoli, negli anni passati di solito era questo il riferimento che si faceva quando non si faceva riferimento al comune. Dopodiché, ahimè, è arrivata una riforma che ha istituito la molto attesa città metropolitana, che era stata costituzionalizzata qualche anno prima nel titolo quinto della Costituzione, che poi purtroppo è stata attuata. Dico purtroppo, capirete perché tra qualche po' affronterò questo argomento. Secondo la legge cosiddetta del Rio, la città metropolitana di Torino occupa i confini della vecchia provincia. Allora, mi fermo qui, perché ho voluto soltanto problematizzare. Quando parliamo di Torino parliamo comunque di qualcosa che esce dai confini del comune di Torino. Su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo. Possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che un abitante di Trofarello in visita a Londra, alla domanda da dove vieni, probabilmente risponderà da Torino, per farsi capire in qualche modo. Ritorneremo su questo tema dei confini e della città metropolitana, lasciando per ora i punti interrogativi. Il secondo punto interrogativo riguarda il declino. Ci ho scritto sopra
un paio di cose potrei andare avanti per delle ore e non lo faccio, provare a definire il declino. Mi preme soltanto ricordarvi alcuni aspetti fondamentali per capire in che senso uso questa concettualizzazione di questa nozione un po' ambigua, un po' vaga, parlando di Torino. I due aspetti che mi preme sottolineare sono il fatto che il declino ha una dimensione di lungo periodo, cioè qui non stiamo parlando di un evento ma di un processo. Non stiamo dicendo le cose vanno male o vanno bene, ma stiamo dicendo sono andate progressivamente peggiorando a partire da. È un processo. L'altro aspetto importante è quello comparativo, cioè non si sta mai bene o male in assoluto, ma si sta bene o male in confronto con qualcosa che è successo in passato o con qualche cosa che succede al presente da qualche altra parte nello spazio. Sottolineo questo aspetto perché vorrei ricordarvi fin da subito, forse lo farò ancora, che in qualche caso esplicitamente, ma sempre in maniera quantomeno sottintesa, confronto Torino con qualcos'altro di comparabile in termini regionali o in termini cittadini. E il fatto che il declino sia un fatto relativo significa che se le cose vanno decisamente male dal punto di vista assoluto ce ne accorgiamo tutti. Ma è perfettamente possibile che le cose vadano benino o addirittura un po' meglio, ma che si possa parlare lo stesso di declino perché in termini comparativi qualcuno nel frattempo è cresciuto di più e se la passa meglio di noi. Per quel che riguarda le strategie, anche qui mettiamoci un punto interrogativo e poi finalmente entrerò nel merito, Una possibile definizione di strategia è quella che vi ho qui proiettato. Si tratta non di un'azione, ma di un insieme di azioni connesse e rivolte a un certo obiettivo. È una definizione accettabile, ma per renderla operativa bisogna tener conto di almeno tre aspetti che io riuscirò appena a sfiorare, ma che vi prego di prendere comunque in considerazione tutte le volte che si pensa a qualche tipo di strategia, eventualmente in forma di politica pubblica che riguarda la nostra città. Perché ci sia una strategia è necessario che ci siano dei soggetti, degli attori che la formulano e che la mettono in atto. È impossibile decidere qualcosa senza una mappa della situazione. Non è detto che la mappa sia sempre consapevole, nel migliore dei casi lo è. Ma è anche possibile che la mappa sia implicita, che i soggetti non se ne rendano completamente conto. Infine, sarà banale, ma bisogna ricordarlo, perché l'enunciazione di una strategia non resti una pura enunciazione propagandistica, è necessario che ci siano delle risorse disponibili e delle strutture di implementazione. Fine della parte definitoria. Allora, la ragione per la quale penso che si possa parlare di declino torinese come processo di lungo periodo potrebbe essere dimostrata in vario modo. Io ho cercato in maniera un po' impressionistica, non particolarmente sistematica, di raccogliere indicatori in due o tre campi. Il primo campo è quello che chiamo in senso lato istituzionale, dove per istituzioni intendo sia le regole di comportamento che rispondono a valori interiorizzati, sia le organizzazioni. In genere si tratta di organizzazioni pubbliche come il governo locale, come la magistratura, eccetera, che provvedono all'attuazione delle regole. Allora, in questo campo che cosa abbiamo? Innanzitutto la domanda che ci possiamo porre, pensando in termini di comune sentire, è se è possibile parlare di Torino con la T maiuscola, come un soggetto unitario, come un attore collettivo. La domanda non è particolarmente strampalata perché ci sono stati momenti nella storia in cui apparentemente Torino ha parlato con una voce. Io penso al 1864, c'era un sindaco che si chiamava Luserna di Rorà, la capitale viene trasferita, i cittadini scendono per le strade, ci sono disordini gravi, la perdita per l'economia locale è ovviamente molto sensibile. Sei mesi dopo il sindaco Luserna di Rorà pubblica in quattro lingue sui maggiori giornali del mondo un appello agli industriali esteri e nazionali perché vengano ad investire a Torino spiegandogli perché gli conviene. Ed è l'inizio di Torino città industriale.
Un altro momento, saltabeccando un po', ma neanche troppo, lo possiamo trovare forse all'inizio di questo secolo, nel momento della presentazione della candidatura alle Olimpiadi invernali, del processo che l'ha accompagnata e nelle sue prime battute, c'è stato un momento in cui è sembrato che parlassero non soltanto le élite, ma che la città fosse in qualche modo complessivamente coinvolta. Perlomeno questa è la mia interpretazione. E temo di dover dire che niente di questo genere mi sembra di poter riscontrare oggi, perché se oggi si riscontra un comune sentire di qualche tipo, lo ritrovo piuttosto da un'altra parte. Anche qui ricorro al lavoro dell'IRES, alla rilevazione periodica che fa in questo campo IRES Piemonte, alla domanda, un insieme di domande che chiedono ai torinesi se si fidano o no del loro prossimo, la risposta si distribuisce come vedete. Chi dice che è meglio non fidarsi prevale nettamente su quelli che pensano che si possa e si debba fidarsi del prossimo. Attenzione, c'è subito una postilla. Le domande relative alle istituzioni pubbliche rivelano uno strano grado di soddisfazione, un inaspettato grado di soddisfazione. Dico inaspettato, ma aggiungo subito che la spiegazione c'è, a mio parere, tra le istituzioni menzionate nella rilevazione dell'IRES non ci sono quelle politiche in senso stretto, non ci sono i partiti, non c'è il governo locale. Le istituzioni di cui si parla sono la magistratura, le forze armate e così via. E su questo la fiducia è rimasta, non dico incrollata, ma sensibile. Restiamo ancora in campo istituzionale, ma parlando qui dell'aspetto più strettamente organizzativo del governo locale. La mia tesi generale è che c'è stata, dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa della vita urbana, un sensibile peggioramento della performance nel corso degli ultimi anni. Ovviamente non sono in grado di dimostrarlo in 5 minuti. Scelgo un tema, un punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, anche perché non se ne discute abbastanza, a mio parere, e riguarda la struttura della città metropolitana, recentemente istituita da una legge della Repubblica, che ha non soltanto non corretto, ma ha peggiorato un vecchio problema dell'amministrazione italiana, che è quello dello scollamento crescente tra partizioni amministrative e geografia economica. Le partizioni amministrative, comune, provincia, eccetera, eccetera, non corrispondono alla geografia reale del paese. La istituzione della città metropolitana ha per certi aspetti aggravato questo aspetto. Spero che si riesca a vedere questo disegnino, questa mappa. I confini sono quelli delle maggiori città, delle città metropolitane del nord, non delle maggiori, delle città metropolitane del nord. In grigio ci sono le cosiddette aree funzionali, cioè la parte di territorio per la quale c'è un'omogeneità e un insieme di relazioni effettive che fanno pensare a una manifestazione di tipo metropolitano, come sta scritto nei manuali di geografia economica. La parte bianca non c'entra con l'area funzionale, ha poco a che fare con tutto il resto. Vi invito a notare, per farci su qualche riflessione, che succede una cosa curiosa. Nel caso di Torino le aree bianche sono, ahimè, piuttosto ampie. Cioè c'è una parte della città metropolitana che è metropolitana per finta. Nel caso di Milano succede esattamente il contrario. L'area funzionale deborda, cioè i confini del comune sono decisamente, dell'area metropolitana, non del comune, scusate, della città metropolitana, sono troppo stretti per contenere l'area funzionale milanese. È un esempio che meriterebbe maggiori commenti di quelli che riesco a fare per ragioni di tempo in questo momento, e passo immediatamente ad altri argomenti preannunciati, quello che Botero chiamava la moltitudine degli abitanti e la possanza loro. Cominciamo a parlare della moltitudine degli abitanti, supponendo che abbia qualche significato per il tema che qui stiamo trattando. Allora, un insetto si è posato sul nord. Ricordate quel che ho detto un momento fa a proposito della dimensione comparativa. Che la popolazione italiana diminuisca e invecchi lo sappiamo tutti.
Mi preme sottolineare che in termini comparativi la popolazione del Piemonte diminuisce più di quella del nord, della media del nord. Questa è impressionante ma ingannevole, perché la popolazione del comune di Torino, che è vistosamente decresciuta, ma naturalmente qui i confini contano, una parte della diminuzione è dovuta al fatto che alcune persone sono andate, si sono spostate nella prima e nella seconda cintura che vi ho prima indicato nella prima mappa che ho proiettato. Di vistosa diminuzione comunque si può parlare. Quanti lavorano? Anche qui, molto rapidamente, ho cercato delle diapositive che dessero un'idea comparativa. La disoccupazione cresce vigorosamente fino al 2015, poi cala lentamente, e guardate il Piemonte, guardate il nord, la linea che indica il Piemonte rimane comunque nettamente più alta dell'altra. La disoccupazione aumenta tra quelli che lavorano. L'andamento dell'età media è questo. Si tratta di una popolazione attiva, anzi di una popolazione lavoratrice, che invecchia rapidamente. Questa è una comparazione fatta da Eurostat su altre regioni comparabili in Europa, in qualche modo al Piemonte, per dimensione, popolazione e struttura. Il Piemonte, vedete dov'è, ha il primato. Le ultime regioni, le regioni più in basso, sono tutte e tre italiane, ma il Piemonte ha una forza lavoro più vecchia che non la Lombardia o il Veneto. Il 25% della popolazione torinese ha più di 65 anni, è una quantificazione di qualcosa che percepiamo guardandoci intorno, però il corollario di questa affermazione è, o dovrebbe essere, mi pare, che in una società che tende ad invecchiare, anzi non che tende, che è vigorosamente invecchiata come la società di cui stiamo parlando, si dovrebbero trattare con particolare cura, affetto e parsimonia i gruppi a cui è affidato il ricambio demografico, cioè i giovani e gli anziani. Allora, che i giovani sul mercato del lavoro non se la passino troppo bene è cosa nota, e anche qui non mi propongo di dimostrarlo, ma restiamo sul nostro tema, restiamo su Torino. Prendiamo in considerazione un tema, un punto che mi sembra importante, quello introdotto dall'acronimo NEET, che vuol dire Not in Employment, Education or Training, insomma, la fascia di giovani che né studiano né lavorano, che non fanno niente di rilevabile come attività educativa o come attività lavorativa. Allora, qui nelle regioni la linea verde in basso è la media europea, la percentuale di giovani tra i 18, eccetera, quello che dice nel titolo. Il rosso è la media italiana. Il Piemonte sta per fortuna sotto la media in questo caso, ma sta decisamente peggio, cioè ha più NEET di quanto non ne abbiano le altre regioni del nord. Forse questa mappa rende più l'idea. Lo scuro corrisponde a una percentuale particolarmente elevata di NEET, il chiaro a una percentuale più bassa. Il Piemonte è in compagnia soltanto della Liguria dal punto di vista delle percentuali che riguardano le regioni del nord. Vado avanti rapidamente. Ho parlato di Piemonte, però qui forse è il caso di sottolineare il dato disaggregato che riguarda Torino, che in Piemonte ha un primato da questo punto di vista. Nella città, tra tutti i capoluoghi di provincia, con l'eccezione mi pare di Asti per un pelo, le altre hanno meno NEET di quanti non ne abbia Torino. C'è una concentrazione formidabile e perniciosa di questo tipo di categoria all'interno della metropoli urbana. Per non farci mancare niente, possiamo dare un'occhiata alla percentuale di non italiani tra i NEET delle varie fasce di età, e li troviamo gli stranieri ampiamente rappresentati o sovrarappresentati, e
tanto basti per dare un accenno a qual è la mia interpretazione relativa al modo in cui si prevede e si provvede al ricambio generazionale all'interno di una città come questa. Ripeto, è un problema di carattere generale, a Torino e in Piemonte presenta alcuni aspetti particolarmente preoccupanti, soprattutto se ci confrontiamo con il nord o con quelli che De Gaulle definiva una volta le pays sérieux, i paesi seri, se ci confrontiamo con altre regioni comparabili d'Europa. Andiamo ancora avanti, questo per quel che riguardava demografia e mercato del lavoro. Passiamo all'economia intesa soprattutto come sistema delle imprese, anche qui, ahimè, l'andamento delle linee e i colori sono ricorrenti, indicatori macro, rozzi, ma che comunque qualcosa dicono. Per quel che riguarda l'andamento del prodotto interno lordo, il Piemonte va peggio di quanto non vada il nord. Qui prendo questa diapositiva da una bella ricerca fatta pochi anni fa da Banca Italia, che metteva insieme il Piemonte, metteva insieme il nord-ovest italiano con un cluster di altre regioni europee comparabili, quindi qui si parla in maniera aggregata del nord-ovest, ci sta dentro anche la Lombardia. Le linee tratteggiate in alto riguardano la media di questo cluster di regioni e la media dell'area dell'euro, l'Italia sta molto più sotto e il nord-ovest sta abbastanza più sotto. In questo caso il nord-ovest comprende però la Lombardia. Se ragionassimo specificamente sul Piemonte, le cose andrebbero ancora peggio. Carichiamo in maniera, ripeto, non particolarmente sistematica, andamento del valore aggiunto, che è un dato che gli economisti considerano fondamentale. La linea grigio pallido è la media italiana, la linea più scura è Torino, è la città di Torino. È un andamento su cui ha richiamato l'attenzione l'ultimo rapporto Rota e anche qui mi pare che l'andamento sia inequivocabile. Detto questo, se vogliamo per un momento consolarci, possiamo citare a merito della nostra città un merito tradizionale, se si pensa ai vecchi slogan su che Asbujanen riferiti a Torino. Torino si è dimostrata straordinariamente resiliente, nel senso tecnico del termine, rispetto a fenomeni legati soprattutto alla deindustrializzazione della città e della regione, che avrebbero e in molti casi hanno ammazzato per un lungo periodo di tempo città comparabili. Anche qui non posso farla troppo lunga, è una slide, un flash. A Mirafiori nel 1989 lavoravano 50.000 persone. Nel 2008, cioè alla vigilia della crisi che comincia ufficialmente nel 2008, lavoravano 16.000 persone. Attualmente ne lavorano la metà all'incirca, circa 8.000 all'ingrosso. Allora, questo è il dato che riguarda Mirafiori, vi risparmio i dati relativi alla deindustrializzazione generale, possiamo dire da un certo punto di vista che ce la siamo cavata bene o abbiamo resistito bene, usate voi il vocabolo che preferite, allora, per quel che riguarda il farci complimenti, non siamo stati soli, era comparso qualche anno fa, nel 2005 esattamente, un bell'articolo che riguardava la persistente ottima performance della componentistica auto torinese in presenza di una crisi gravissima della Fiat. L'articolo in questione era intitolato Surviving the Fall of the King, sopravvivere alla caduta del re. Allora diciamo che c'è stato un re, è caduto e siamo sopravvissuti in maniera forse non brillantissima, ma siamo sopravvissuti meglio di quanti altri non abbiano fatto. Ma detto questo, ci sono altri dati sullo sfondo di questa resilienza che io giudico in maniera positiva, che invece sono preoccupanti, perché è vero che la manifattura ha resistito con alcuni casi di eccellenza, però è anche vero
lo segnala ancora il rapporto Rota, di cui mi sono servito largamente, che il valore aggiunto prodotto dall'industria manifatturiera è calato. Ricordate la concentrazione dei NET a Torino? Quello che si può dire è che nella maggior parte delle regioni europee che se la passano meglio di noi in questo momento c'è un forte effetto città, cioè le città, soprattutto le città metropolitane, sono le protagoniste di quelle che un libro recente, un bestseller di Moretti ha chiamato hub della conoscenza, punti di concentrazione dell'economia della conoscenza che la attivano eventualmente per il resto del territorio. Questo effetto Torino non lo esercita. Torino non lo esercita, succede una cosa strana, qui la mia citazione è un po' pasticciata, vedo se riesco a farlo capire in due minuti. Nelle regioni, qui sto sempre citando la ricerca di Banca Italia che ho citato poco fa a proposito del cluster di regioni di cui fa parte il nord-ovest, mentre nelle altre regioni che vengono comparate, facenti parte di questo cluster, il Baden-Württemberg, la Catalogna e alcune altre che non vi sto a citare, il numero dei laureati è regolarmente superiore a quello italiano, e in termini di percentuali sulla popolazione è regolarmente superiore. Inoltre c'è una concentrazione di questi laureati in ambito urbano, come sembrerebbe abbastanza naturale. Da noi non è così. Cioè la percentuale complessiva dei laureati è più bassa che nelle altre regioni europee e non c'è una sovrarappresentazione dei laureati nel centro metropolitano. Cioè Torino apparentemente non attrae più laureati di quanto non facciano altre città della stessa regione. Le strategie. Che si fa in presenza di una situazione di questo tipo? Vi ricordo ancora il tentativo di definizione che ho dato in precedenza, azioni concatenate in vista di un obiettivo, necessità di mappe cognitive e di risorse corrispondenti. Nella letteratura sui fenomeni urbani e in particolare su Torino, le strategie scelte dai gruppi dirigenti locali vengono in genere definite come agenda. Agenda urbana è un termine ricorrente all'interno dei testi di sociologia urbana e dintorni che si occupano di problemi cittadini. Allora, qualche cosa di molto rapido, perché il tempo sta passando, a proposito del succedersi di diversi tipi di strategia nella nostra città, di diversi tipi di agenda urbana o agende urbane al plurale nella nostra città. Fino agli anni Ottanta, alla domanda chi comanda Torino, la risposta era luminosamente chiara. Non c'erano particolari problemi nel sapere chi dettava l'agenda e nell'interesse di chi. Una frase dell'avvocato che mi è sempre piaciuta descrive chiaramente in maniera laudativa quella che era la Torino, o una certa immagine di Torino fino agli anni 70, fino agli anni 80, una città seria in cui si va a letto presto e ci si alza presto. Mi è venuto in mente però irresistibilmente, mentre leggevo questa bella definizione dell'avvocato Agnelli della città, una definizione di un altro illustre piemontese, Vittorio Alfieri, che nel corso dei suoi viaggi era transitato per Berlino e si era affrettato ad allontanarsi da quella che lui definiva l'universal caserma prussiana. Allora, per certi aspetti Torino, che pure aveva pregi che qualcuno di noi ricorda con nostalgia, era anche da molti punti di vista una universal caserma prussiana, decidete voi. Negli anni 90 è successo, ovviamente mi permetterete di tagliare con l'accetta i periodi e le affermazioni, ci saranno altre occasioni di riparlarne più in dettaglio. Negli anni 90 succedono una serie di cose interessanti che vanno in parallelo nel sistema politico con le crisi, al plurale, della Fiat che si vanno moltiplicando, la decadenza
della maggiore impresa cittadina che si manifesterà poi in pieno nel secolo successivo, all'inizio del secolo successivo. Negli anni 90, ricordate impressionisticamente alcune cose che succedono negli anni 90, ce ne siamo un po' dimenticati, ma l'elezione diretta dei sindaci e poi dei presidenti di regione è stata importante, ha stabilizzato i sistemi politici locali. Il fatto che i sindaci in questo periodo venissero regolarmente rieletti dopo il primo mandato è un buon indicatore di fiducia nelle istituzioni. Insomma, il sistema in parallelo con la crisi della Fiat diventa certamente più pluralistico. Questo pluralismo del sistema torinese, questo tipo di concertazione tra gli interessi, non è sempre piaciuto a tutti. Qualcuno ne ha parlato come di sistema Torino o di poteri forti con una connotazione decisamente negativa. Non è il momento di entrare in questo tipo di discussione, mi limito a registrare che per una serie di ragioni in parte strutturali e in parte occasionali, una tantum come nel caso delle Olimpiadi, il sistema ha portato a casa qualcosa. Un certo numero di risultati nel corso degli anni 90 sono stati ottenuti e ci sono un certo numero di aspetti della città che sono in quel periodo decisamente migliorati anche su sottofondo i processi di declino a cui ho accennato all'inizio per certi aspetti procedevano. Dato che la maggior parte degli autori che cito sono in sala e così evito di nominarli partitamente, negli anni 90 si profilano, a proposito di strategie torinesi, si profilano tre agende possibili. Sono state stilizzate come tipi ideali dagli autori di questa ricerca su Torino. Un'agenda che loro definiscono policentrica, fondata essenzialmente sulla rigenerazione urbana e sulle infrastrutture, un'agenda politecnica che punta soprattutto sull'economia della conoscenza e dintorni, e un'agenda pirotecnica che fa riferimento ai grandi eventi, i musei, le mostre, gli avvenimenti. C'è una fioritura di studi sui grandi eventi anche in ambito torinese che varrebbe la pena di andarsi a rivedere da questo punto di vista. Ora, la cosa interessante è che questi tre tipi di agende si profilano in maniera sufficientemente chiara per essere stilizzate in queste poche parole, ma eviterei di pensare che una di queste agende sia o rimanga nettamente prevalente. Le agende tendono ad accavallarsi, ad avere priorità diverse in tempi diversi per fattori alcuni dei quali conosciamo e altri meno. Quel che mi sembra di poter affermare attualmente è che oggi l'agenda manca, o perlomeno è gravemente carente. Faccio mio, perché non sono l'unico a pensarla in questo modo, il titolo dell'ultimo rapporto Rota, che parla di recuperare la rotta. Se inventare la rotta o recuperare la rotta possiamo discuterne, ma certamente siamo in una fase in cui l'agenda non è chiarissima. Se voglio fare uno sforzo di ottimismo in questa direzione, direi che da parte di alcuni decisori chiave di questa città, e non penso necessariamente a quelli elettivi, ci sono accenni che vanno piuttosto in direzione di una ripresa di interesse per l'agenda politecnica, come veniva definita in questo libro di Bellini e Ravazzi. In una prospettiva di questo tipo, ovviamente, istituzioni come l'università e il Politecnico dovrebbero avere una posizione chiave. Risorse. Ho detto che perché una strategia non resti una pura dichiarazione di intenti, è necessario disporre di una certa quantità di risorse. Vi risparmio l'attenzione su quelle che sappiamo già, sulle cose che più o meno conosciamo, e utilizzo, anche questa col punto interrogativo è una citazione, un grande economista dello sviluppo, Hirschman, aveva introdotto nel gergo degli economisti in questo campo l'espressione hidden resources, parlando di risorse che non si vedono subito, che non sono molto apparenti, ma che hanno, se qualcuno le attiva, un formidabile potere mobilitante nei confronti dello sviluppo.
dove andiamo a cercare risorse nascoste. Anche qui non pretendo di fare un discorso sistematico, vi do qualche esempio che mi sembra significativo. In campo economico, allora, il Piemonte straripa di quattrini, cioè gli autori di questo pamphlet, che non è stato discusso quanto avrebbe meritato, sono Berta, che molti dei presenti conoscono, e anche socio dell'Accademia, e Tosetti, che meno persone conoscono, ma che non per questo è meno importante di Berta. Sono sicuro che Beppe sarà d'accordo, perché è un finanziere di un qualche rilievo, che quantifica anche la cifra del risparmio che potrebbe in teoria prendere la via dell'investimento. Come si fa per fargliela prendere? Io non lo so. Gli autori di questo pamphlet, ma anche altri, si sono esercitati nella proposta di meccanismi tipo bond, mini bond, azioni nei confronti delle piccole e medie imprese, eccetera. Non tutto è andato in porto finora, anzi poco è andato in porto, ma mi sembra certamente un terreno su cui qualunque decisore di buon senso dovrebbe avere qualche tipo di prospettiva e qualche tipo di idea. L'altro terreno sul quale ci sono campioni nascosti, ci sono risorse nascoste e ci sono campioni nascosti, è quello di un certo numero di imprese. Potrei, o potrebbe Beppe Berta, che è qui presente, citarne immediatamente a memoria 6 o 7, che non direbbero niente a 9 su 10 dei presenti, nomi che non conoscete, e poi andate a vedere, magari molto modestamente, sul loro sito e scoprite che sono leader mondiali, o sono leader continentali quantomeno, all'interno di nicchie di mercato che non riesco neanche a descrivervi, perché spesso riguardano un tipo di prodotti che non hanno una componente immateriale, hanno una componente di servizio, non sempre si tratta della buona vecchia automobile che grosso modo sappiamo che è fatta in un certo modo. Di queste imprese in Piemonte ce ne sono, tra l'altro, dunque ancora qualche minuto, dopo aver redatto questa presentazione, stamattina mi è arrivato un paper che devo discutere in un prossimo convegno, che parla delle reazioni alla crisi economica, quella che comincia nel 2008, che ormai sta diventando un po' lunga per parlare semplicemente di crisi, comunque quella roba lì, gli anni di vacche magre che non abbiamo ancora finito di attraversare. Il paper, la ricerca di cui vi sto parlando, si occupa delle reazioni in un gruppo di paesi del nord Europa e in un gruppo di paesi del sud Europa di fronte alla crisi. Allora, il risultato è assolutamente sorprendente, perché si scopre che Spagna, Italia, Portogallo, qui non sto parlando di Torino, sto parlando di una fascia di paesi meridionali, che sono regolarmente censiti nelle statistiche come moderate innovators, il linguaggio dell'Ocse, hanno mostrato negli anni della crisi una capacità di innovazione superiore a quella dei loro omologhi del nord Europa. Contesto istituzionale avverso, congiuntura avversa, e qualcuno, ma neanche tanto pochi, ce l'hanno fatta in termini brillanti. Proviamo a pescare anche da queste parti e soprattutto a vedere come i punti si possono collegare in maniera da farne un disegno. Vado avanti, e qui mi servo ancora del rapporto Rota. A Torino si fa ancora parecchia ricerca e sviluppo, più ricerca e sviluppo privata di quanto non accada in altre regioni italiane. Da questo punto di vista vedete che la linea è consolantemente in crescita, anche se non formidabile, ma c'è un altro disegno che vi propongo, tratto appunto dal rapporto Rota, che mette in rapporto il numero di brevetti a seconda del luogo di sfruttamento. Allora, la linea più sottile, la linea più sottile è quella dei brevetti ideati e sfruttati a Torino. La linea più bassa, quella meno significativa dal punto di vista quantitativo, riguarda i brevetti ideati altrove e usati a Torino, applicati a Torino.
La linea più alta riguarda i brevetti torinesi che vengono utilizzati fuori di Torino. Non posso entrare in ulteriori dettagli, in termini di buon senso, che qualche volta è ingannevole, forse qualcosa su questo terreno ci sarà da fare, visto che siamo in una situazione in cui a una tuttora elevata capacità di ricerca non corrisponde una sufficientemente adeguata capacità di commercializzare questa ricerca. Economia. Nella società, anche qui vado in maniera del tutto impressionistica, alcuni flash su terreni che mi sembra di poter esplorare. Abbiamo visto che il 25% della popolazione è oltre 65enne, una città di vecchi, si può dire tranquillamente, una città di vecchi nella quale l'università ha 70.500 iscritti e il Politecnico ne ha 33.000. Qualcosa vorrà dire in una città di vecchi più di un decimo, un numero, perché ovviamente gli studenti non sono tutti residenti, quindi non facciamo troppa confusione con i numeri, ma sono talmente grossi che mi sono sentito di proporveli. È un terreno sul quale qualche cosa possiamo pensare. Dagli aspetti banali, si fa per dire, come quelli residenziali, fino ad altri un po' più raffinati. Un punto che mi sembra assai importante e che non ho il tempo di approfondire naturalmente, ma mi premeva segnalarvelo. Allora, che piaccia o no, sottolineo che piaccia o no, perché a qualcuno può piacere, qualcun altro può considerare pernicioso dal punto di vista dell'evoluzione di uno Stato democratico questo fatto, la quantità di beni collettivi che vengono prodotti e forniti attraverso la filantropia in senso lato va crescendo e non riguarda più soltanto settori tradizionali come l'assistenza. Il riferimento non è più ai poveri o soltanto ai poveri, sebbene, grazie a Dio, anche di questo un po' si continui ad occuparci. Non siamo arrivati ancora ai livelli americani, nel senso degli Stati Uniti, ma ci sono campi interi di politiche della ricerca, per esempio della formazione, in cui i beni prodotti attraverso la filantropia hanno un ruolo assolutamente rilevante, perché mi pare che valga la pena di parlarne a Torino, perché a Torino ci sono tre filoni di attività, tutti e tre straordinariamente originali e straordinariamente fiorenti. Allora, la filantropia cattolica, quella dei santi sociali, i salesiani ci sono ancora, cioè voglio dire, c'è un grosso pezzo di attività in questo campo che, piaccia o no, ma è bene tenere in considerazione che questo accade, viene fornito attraverso istituzioni di questo tipo. Le fondazioni di origine bancaria sono state ultracriticate e non ho la minima intenzione di entrare nella polemica relativa al fatto se si debbano modificare, aggiustare o che non mi preme in particolare. Mi sembra che dare un bilancio negativo di quello che hanno fatto negli ultimi anni le fondazioni di origine bancaria a Torino sarebbe ingeneroso assolutamente, e che accenni molto visibili a comportamenti di tipo più strategico da parte di questo tipo molto particolare e molto italiano di filantropia ci sono. E infine c'è una galassia di esperienze. Stavo per citarne qualcuna nelle diapositive, ma non ho voluto farlo perché significherebbe fare torto a troppe altre. Ci sono delle esperienze straordinariamente originali, perché forniscono, in qualche caso forniscono beneficenza o assistenza di tipo del tutto tradizionale, un certo numero di casi, non irrilevante, forniscono un tipo di servizi che è impensabile richiedere davvero al pubblico. Voglio dire, che chiediamo alla sanità più di quanto non ci dia fino a questo momento va benissimo. Esiterei a chiedere alla sanità regionale di farsi carico del doposcuola dei bambini di genitori ospedalizzati o cose di questo genere. Ci sono organizzazioni filantropiche che questo fanno a Torino in maniera estremamente importante, come mostrano anche alcuni dati quantitativi che adesso non vi sto a
non vi sto a citare, che mostrano il fatto che da questo punto di vista ci sono dei trend crescenti a Torino, sia dal punto di vista delle organizzazioni, sia dal punto di vista dei volontari. Di nuovo, sono dispostissimo a sentirmi dire che nel terzo settore c'è di tutto un po', si possono fare critiche, eccetera, ma gli ordini di grandezza sono tali che vale la pena di nuovo di ragionarci e di pescarci sopra. A questo punto mi accorgo che ho esaurito i miei tre quarti d'ora e quindi sono stato bravissimo, perché a questo punto mi ero preparato una diapositiva che era questa. Perché i manuali del buon oratore consigliano di finire sempre con una battuta scherzosa. In questo caso tanto scherzosa non è, cioè è vero che termino largamente per ragioni di tempo, ma com'è chiaro non soltanto per ragioni di tempo, perché se una morale ovviamente del tutto insoddisfacente a questa mia relazione è che disponiamo di dati sufficienti per stabilire una agenda urbana sensata, disponiamo di risorse che spesso sono risorse nascoste ma non invisibili, ma non introvabili, quello che manca abbastanza vistosamente, c'è stato un peggioramento della situazione da questo punto di vista e si aspettano consigli di indagine e di attività in questo campo, sono i soggetti che siano in grado di formulare strategie decenti e possibilmente di attuarle. Grazie. Grazie in senso ampio al relatore per il modo con cui ha condotto la sua analisi, gli argomenti che ha trattato e soprattutto i temi, per quanto sottili, che dovrei definire di speranza, che ha fatto intravedere lungo i vari passaggi. Devo dire che il tema scelto per questa bella rassegna di problemi sociologici della nostra città è oltremodo attuale, si inserisce a pieno titolo in una discussione che in questi ultimi mesi si trova sui giornali, si trova nelle considerazioni di chi sta cercando di avviare un discorso che abbia di mira la sanità, devo dire in senso generale, delle nostre istituzioni e in prospettiva le prossime elezioni del 4 marzo. Sono temi caldi, sono temi che hanno anche bisogno di definizioni e di precisazioni per mettere al riparo gli interventi dalla chiacchiera che, come dire, è contenta di se stessa e non produce nessuna prospettiva dal punto di vista dell'attività o delle soluzioni. Posso dire anche in particolare che mi è parso uno spunto francamente importante quello del tema della resilienza applicata alla nostra città, alla capacità, vale dire, di assorbire i colpi senza di fatto decadere a un livello di non recupero. Se il declino c'è, probabilmente i fattori sono molteplici, la deindustrializzazione e la globalizzazione sono dei punti che vanno presi in seria considerazione. Qualche peccato, non proprio solo veniale, sarà anche da attribuire alle nostre amministrazioni, al nostro modo di intendere la comunità dal punto di vista degli abitanti e della loro possanza, ma sta di fatto che margini di ripresa, o quantomeno margini che fanno sperare, che riescono a introdurre parole di qualche speranza, ci sono. La resilienza è una bella parola.
è una bella parola che permette in sostanza di correggere una situazione che altrimenti sarebbe considerata al limite dell'insopportabile. La capacità in sostanza di resistere, e nella scienza dei materiali è la capacità di assorbire un colpo senza essere distrutto, in sostanza, in termini di psicologia è la capacità di resistere alle avventure della nostra umanità, che sono per lo più segnate con segno negativo, senza che la negatività diventi preponderante. Tra l'altro il termine oramai è utilizzato in molte altre discipline per indicare anche la correzione che è possibile dare a una rappresentazione storiografica laddove alcuni problemi o alcuni plessi presentino delle difficoltà che sarebbero di ostruzione alla rassegna delle possibilità verso cui si può marciare. Devo dire di questo io sono particolarmente grato al relatore. Ovviamente ho già usurpato troppo il tempo a disposizione, nonostante la battuta finale sicuramente Angelo Picchieri è a disposizione di domande, di chiarimenti o di curiosità che nascono dal pubblico. Pertanto apro la discussione. So che il primo momento ci sono... Che è gradita ma non obbligatoria. C'è una mano alzata, vuol dare il microfono, grazie. Grazie, mi chiamo Giorgio. Ho compiuto 82 anni proprio ieri. Vorrei fare una domanda. Sento poco, scusate. Vedendo i grafici, quello sulla felicità della popolazione e la decrescita, diciamo, economica, si potrebbe correlare questa situazione per contrastare l'idea di una possibile decrescita felice? Raccogliamo qualche altra domanda. Sì. Domande, no. Possiamo fare risposte collettive, se no. No, è chiaro che la domanda era almeno parzialmente retorica, nel senso che fa riferimento a qualche tipo di convinzione da parte di chi ha parlato. Sono anch'io abbastanza scettico nei confronti di nozioni come quella di decrescita felice. Il Botero da cui sono partito, quando diceva che gli uomini si mettano insieme in città per vivere felicemente, aveva in mente un modello di crescita felice, evidentemente. Non mi sentirei di escludere che la crescita possa essere anche felice, naturalmente, avendo tempo, potrei aggiungere qualche altro aggettivo, sempre evocativo, ma un po' più operazionale, come sostenibile. Buonasera. Mi interesserebbe che spiegasse meglio la differenza tra Torino, città metropolitana, e Milano, città metropolitana, perché non ho capito bene in questo grafico se Torino, che ha molte linee bianche, vuol dire la Torino provincia, e allora in quale punti non c'è questa aggregazione, e invece Milano, se oltre la provincia c'è questo influsso positivo della metropoli sull'economia, sulla vivere meglio come città. Non so se sono stato chiaro, ma mi piacerebbe una delucidazione di questo confronto, anche perché sappiamo che Milano sta vivendo un periodo di euforia, di progresso, dicono anche grazie all'Expo. Torino invece sta facendo marcia indietro, anche perché sta perdendo molto di quello che era la creatività che la poteva lanciare in avanti. Grazie. Allora, brevissimo, salvo ritornarci sopra se c'è tempo, ma non ce n'è molto. Lo sfondo teorico, lo sfondo interpretativo
rispetto al problema che lei poneva è quello che ho citato all'inizio relativo, io l'ho chiamato scollamento tra geografia economica e geografia amministrativa, cioè un grosso e crescente guaio della storia italiana del secondo dopoguerra è costituito dal fatto che progressivamente le aggregazioni di tipo economico, i successi di tipo economico, la territorializzazione dei sistemi di imprese, eccetera, si sono sviluppati per conto loro in maniera pochissimo collegata con i tradizionali confini del comune, della provincia e poi della regione, sottolineo anche della regione. La città metropolitana, l'idea di città metropolitana avrebbe dovuto porre un parziale rimedio, almeno per quel che riguarda i capoluoghi regionali. Io ricordo che quando ormai parecchi anni fa una delle battute preferite di Chiamparino è sindaco, allora era che Torino non si può governare come Moncalieri, aveva una profonda verità al suo interno e tutti quanti auspicavamo un arrivo della città metropolitana che in qualche modo facesse fronte a questo tipo di problemi e valorizzasse l'effetto moltiplicatore che possono avere certe risorse presenti all'interno della metropoli. Purtroppo questo non è capitato perché c'è stata una meccanica sovrapposizione dei confini della città metropolitana con i confini della provincia, già artificiosi per conto loro e ancora più artificiosi in questo senso, in questo campo. Allora il bianco e il grigio della prima mappa che avevo proiettato riguardano il fatto che è possibile, sulla base di una serie di parametri economici, non solo di tipo residenziale, ma soprattutto relativi alle infrastrutture disponibili e ai rapporti tra imprese, disegnare sul territorio delle aree che fanno massa critica, che sono significativamente diverse da quelle che gli stanno intorno. La città metropolitana, come è disegnata adesso, nel caso di Torino, non è omogenea, nel senso che ci sono zone abbastanza, anche all'interno della parte omogenea c'è qualche problema, ma se lei pensa, sto pensando a memoria alla mappa, alla Val di Susa o a pezzi dell'Alto Canavese, è chiaro che considerarli come un quartiere della città metropolitana è tendenzialmente insensato. Questo è particolarmente grave, dunque nel nord l'unica altra città metropolitana in cui questo problema è altrettanto grave è Venezia. Che io sappia a memoria, in altre uguale. Nel caso di Milano, in realtà, si rimanda a un altro tipo di problema che non era il mio oggetto di oggi, che adesso cito stimolato dalla sua domanda. Mentre alla città metropolitana di Torino, mentre all'economia torinese i confini della città metropolitana stanno larghi, all'economia milanese i confini della città metropolitana stanno stretti, perché deborda da tutte le parti. Questo potrebbe essere considerato, deve essere considerato, in parte come un fatto di vitalità, soprattutto nell'attuale fase di ciclo eccezionalmente favorevole per quel che riguarda Milano. Rimanda a un problema istituzionale non risolto, perché Milano, la metropoli milanese, ha un ruolo assolutamente chiave nell'economia del nord, del quale apparentemente non vuol farsi carico, o gli altri non vogliono che se ne faccia carico, adesso non cominciamo la discussione su questo, però rimanda a questo tipo di problema che è un problema di nuovo di scollamento tra geografia amministrativa e geografia economica, perché con una buona parte dei problemi che riguardano l'innovazione come l'export, i confini delle attuali regioni, oltre che città metropolitane, sono più un ostacolo che non un vantaggio. Il punto di vista non sociologico. È un punto di vista non sociologico. Io appartengo alla categoria delle scienze dure, diciamo, no? Una delle osservazioni che uno fa quando va in Lombardia o anche in Emilia e nella stessa o in Veneto, è la molteplicità dei tipi di industriali. Cioè
uno a Milano trova che è una capitale dei della produzione dei farmaci, c'è di tutto. Noi invece abbiamo una tradizione metalmeccanica che ha subito un colpo durissimo con la Fiat, col declino della Fiat, e ci tratterebbe di, diciamo, diversificare. Io non so come si fa a diversificare, nel senso che ci vuole, uno può attrarre investimenti, però teniamo presente che uno mette dei soldi e poi non è che vengono le aziende, lo stanno facendo a Singapore, da tutte le parti stanno facendo questo lavoro. Io credo. Allora la domanda è, ma non è che i due Atenei, che per fortuna ci sono, e che hanno 100.000 studenti, su quelli va puntato, a mio parere. Naturalmente fermare il declino attraverso gli Atenei vuol dire metterci una generazione, ma il declino è arrivato in una generazione, non pensiamo mica di uscire se non in un'altra generazione. E secondo me, in un momento in cui c'è bisogno ormai di diversificare, per esempio i due Atenei marciano con due velocità, mentalità completamente separate. Nel mondo moderno è una totale follia. È una totale follia, assolutamente. E le zone di confine sono le zone nelle quali... c'è un problema di cultura, cultura profonda. E gli Atenei hanno una responsabilità enorme. Devono imparare a confrontarsi con gli altri, perché c'è Milano, c'è Bologna, c'è Padova, e c'è prima di tutto, e in secondo luogo confrontarsi nel mondo, e non darsi arie. Cioè bisogna che ci sono migliaia di professori e ricercatori che vanno richiamati all'ordine, come si chiama, come si dice. Non era precisamente una domanda, ma faccio lo stesso, aggiungo un commento al tuo commento. Una certa notevole diversificazione del sistema economico torinese c'è stata, non nella misura che tu constatavi o auspicavi da altre parti del paese, però riportiamoci indietro di 25 anni. In cui la compattezza del sistema economico torinese riguardava non soltanto il settore di appartenenza all'auto, ma addirittura l'impresa di riferimento e l'occupazione. Allora, nell'ambito di quello che una volta si chiamava indotto auto o cose di questo genere, la componentistica auto, eccetera, sono avvenuti dei fenomeni di diversificazione considerevoli. Allora, diversificazione a parità merceologica, per quel che riguarda i mercati e i clienti di riferimento, ma anche sul vecchio tronco dell'automobile a partire dal vecchio tronco dell'automobile si sono sviluppati alcuni dei campioni nascosti di cui parlavo. E questo non va sottovalutato, anche se non riesco a quantificarlo a sufficienza. Per quel che riguarda una diversificazione un po' più spinta, come mi sembrava che fosse quella che tu auspicavi, in termini di settore, compagnia bella, anche qui ci sono risorse nascoste e forse non conosciutissime. Non so a quanti dei presenti l'espressione Bio Industry Park dica qualche cosa. Esiste un parco scientifico tecnologico in quel di Ivrea. A scanso di equivoci, non sto teorizzando che la riconversione industriale del Piemonte debba andare in direzione delle biotecnologie come settore dominante, non sto parlando di questo, sto parlando di qualcosa che esiste, che c'è, che funziona benino per una serie di ragioni non sto qui a considerare, e vi riferisco un episodio al limite del gossip. Che riguarda questo parco. Quando a Torino c'è stato l'ultimo G8, era G7, non mi ricordo più il numero attualmente, l'ultimo vertice importante che ha portato a Torino una serie di autorità locali, con le note vecchie polemiche che riguardano la loro collocazione a Venaria invece che a Torino e tutte le altre storie che ricorderete a questo punto. A un certo punto una parte della delegazione straniera, che andava assolutamente intrattenuta
con un programma che aveva dovuto essere compilato nelle 48 ore precedenti e che quindi non prevedeva la presenza di grossi big, a qualcuno è venuto in mente l'idea di portarli a visitare il Bioindustry Park. Fino a quel momento, cioè fino all'emergenza, per cui da qualche parte bisognava pur portarli, a nessuno era venuto in mente. E qui ritorniamo ai soggetti, alle politiche. Altri interventi? Torino ricorda le antiche città di guarnigione, la sera si va a letto presto e la mattina ci si alza presto. Se non ci sono altri... prego, il microfono. Breve, perché non lo so collocare in modo molto articolato, però mi sembra che potrebbe o dovrebbe, Kant diceva se si può si deve, insomma, scattare qualcosa a partire da quella metafora interpretativa che è la resilienza, quindi il resistere, no? Il trasformarsi. Ma nei meccanismi evolutivi di una dinamica, insomma, biologica, personale, sociale, mi occupo ed educazione, quindi so un po' di più di questi meccanismi, bisogna che scatti o può scattare, proprio siamo, io ero un po' carica dopo la relazione, c'è la reazione di spirito di iniziativa che a me sembra non serpeggi, si delega al potente politico, ma il potente politico poi non le fa le cose. Dice che bisognerebbe, eccetera, eccetera. Il problema è lo scatto, al partire benissimo dal baluardo che si è costruito e che è stato anche sostenuto, no? Psicologicamente e emotivamente. Siamo resilienti, vabbè, è una figura giuridica che si usa molto per i soggetti con difficoltà, per i gruppi con difficoltà. Ma i nostri giovani sono resilienti o invece poi a un certo punto fuggono per andare a provare l'avventura che non richiede tanta resilienza, ma espressione di iniziativa? Ce l'hanno questa iniziativa in un contesto di resilienza? Insomma, pongo un'altra metafora che non so se sia stata studiata, ma certamente mi è parso di cogliere che manca l'antitesi nella dinamica, cioè manca l'altro pezzo, il meccanismo dell'evoluzione, insomma, se volete cito Darwin, ma non è questo, non è citare, è un concetto, è una voglia, uno sprone che vorrei esprimere per non fare sempre l'analisi sociologica, sociodemografica, anche economica, del che cosa è stato e poi fare l'inferenza e dire potrebbe accadere qui, è un po' come quando vai a mettere i tuoi soldi di risparmio nelle solite banche con i soliti certificati, eccetera, eccetera, ma sa, dice, è andata bene per 2 anni, 3 anni, 6 mesi, potrebbe anche andare bene, non me ne faccio niente di tutto questo. Perdoni il relatore e chiedo scusa anche al pubblico se non so esprimermi o se non è centrata l'analisi. Vorrei che lo fosse. Sì. Anche qui dico la mia senza dare una risposta vera e propria. Allora, che di scatti al plurale, oltre che di scatto, abbiamo bisogno, mi sembra ovvio. Il punto è gli scatti, o quelli che nel linguaggio di un fondatore della sociologia si chiamavano gli entusiasmi collettivi, capitano per caso o c'è qualche cosa che si può fare per incoraggiarli? Io non sono in grado di dare una risposta definitiva, direi che però si può fare qualcosa per raccoglierli, in qualche modo per raccoglierli quando si presentano sulla base di circostanze magari poco prevedibili. E voglio terminare, è una cosa che credo di aver già detto, ma la ridico per terminare su una nota più positiva che negativa. C'è una frase inglese attribuita a suo tempo al presidente Obama, ma non era lui l'autore, anche se l'aveva utilizzata, che dice più o meno in inglese
Never let a good crisis go waste. Mai sprecare una buona crisi. Allora, la crisi, paradossalmente ma non tanto, può avere degli aspetti positivi, può provocare la risposta. Vi citavo a volo d'uccello quella ricerca a proposito della risposta alla crisi da parte delle imprese innovatrici nel Sud Europa. Allora, di nuovo, torno ai campioni nascosti. In campo economico, cioè tra le imprese operanti nel territorio piemontese, ce ne sono un numero non troppo piccolo che lo scatto l'hanno fatto. Cioè io riesco a individuare dei casi in cui la risposta alla crisi è stata proattiva, come si dice in gergo, e le imprese stanno decisamente meglio di quanto non stessero 4-5 anni fa. Due ordini di problemi, e non posso che lasciarvi con interrogativi come ho cominciato. Questi casi dimostrabilmente ci sono, si possono fare nomi e cognomi. Sono, lo ripeto, puntiformi. Come si fa, perché non stiano ognuno per conto suo, per creare qualche tipo di effetto, perché non si disperdano altrove gli effetti. Questo è certamente un problema che dobbiamo porci, e collegato con questo è quasi un corollario in questo momento, ma spero vivamente che qualcuno sia in grado parzialmente di correggermi. Vedo questo nell'economia, non lo vedo nella politica, lo vedo però in altri settori della società, perché risposte originali ai bisogni nel campo che ho definito molto genericamente filantropia ci sono. Ci sono state delle uscite originali anche in campo organizzativo del tutto paragonabili a quelle che ci sono in campo economico. Ritorniamo ancora una volta alla questione dell'agenda complessiva e di chi sia in grado di mobilitare per creare questi contesti. L'applauso è un saluto, di cui ringrazio. Bene, a me rimane l'ultimo compito, ringraziare i presenti prima che fuggano, ringraziare il relatore e augurare che questo tipo di discussione possa avere, e avrà sicuramente nella città, un seguito per raccogliere gli entusiasmi che sicuramente, come ha detto il relatore, ci sono ancorché nascosti. Buonasera a tutti. Grazie.